Buonasera a tutti, bentornati sul canale a questo nuovo video. Come potete vedere, oggi parleremo di schiumatoi. Abbiamo voluto prendere questo bel bambino proprio per la nostra vetrina, proprio per le dimensioni e perché dovrebbe essere più facile spiegarlo. Chiediamo scusa innanzitutto se non siamo ancora a livello tecnico come set di filmati ad alti livelli. Comunque, ci proveremo. E ci stiamo attrezzando, piano piano stiamo vedendo come fare. Allora, venendo noi, schiumatoio, non è una cosa astratta, ma è un sistema per estrarre proteine, batteri, lipidi dall'acqua tramite un sistema che viene, dunque praticamente il punto focale e la tensione superficiale. Da questa pompa, dopo vi ingrandirò e vi andrò a far vedere bene nello specifico tutti i particolari. Da qui da lontano riusciamo a fare questo però. Questa qui è una pompa, da sotto qui entra l'acqua, la tira e la butta dentro questo cono. Mentre lo fa, vi avevo già accennato questo discorso qui del Venturi in un altro video, però in questo modo qui dovrebbe essere un po' più, come si posso dire, sì, dovrebbe essere un po' più specifico, speriamo. Allora, qui viene fatta una depressione e quindi aspira l'aria e va a convogliarla tramite l'ingresso all'interno dello schiumatoio. Adesso vi ingrandisco il tutto, anzi mi avvicino. Ecco qui. Ciò che dicevamo. Quindi, qui ingresso dell'acqua, questa è la pompa, da qui entra l'acqua. Questo è il sistema Venturi, questo è il tubo dell'aria, da dove riesce a pescare l'aria. Qui avviene l'ingresso nella colonna. La colonna, quella che viene chiamata colonna di contatto. In questo caso qui, è un monopompa, quindi uno dei più diffusi schiumatoi. Normalmente noi utilizziamo dei bipompa, però ci rendiamo conto che non sono molto diffusi e quindi abbiamo voluto spiegare tramite un monopompa. Il bipompa non è molto diverso, diciamo che ha una pompa dedicata soltanto alla schiumazione e al movimento e al ricircolo all'interno dello stabile, di tutto l'apparato. Mentre in questo caso qui la stessa pompa farà sia carico di schiumatoio, metterà l'aria e farà il vortice all'interno. Quindi, ritornando a noi, questo qui è l'ingresso dell'acqua, della miscela di acqua e aria che entreranno all'interno dello schiumatoio. In questo caso abbiamo una griglia forata sopra. Non so se riuscirò a farvela vedere. Sì, si vede, quella sopra forellata, e da quella griglia lì usciranno fuori tutto il fascio di acqua e aria che verrà su. Quando andiamo su, in questo caso qua, abbiamo il collo, comunemente detto, questo collo qui, e poi ancora più su abbiamo lo schiumatoio, pardon, abbiamo il bicchiere. Questo è il bicchiere, scusate le inquadrature, ma per farvi capire, il bicchiere che farà da raccoglitore per le sostanze di scarto, quelle che sono appunto proteine, lipidi, batteri, dove poi arriveremo a schiumazione a bagnato per nitrati e fosfati, eccetera, eccetera, ma ci arriviamo più tardi. Dunque, questo è stato l'ingresso dell'acqua, la miscela e tutto il resto. Poi abbiamo l'uscita. L'acqua entra nello schiumatoio e deve anche poter uscire. Per uscire abbiamo questo tubo qui, grosso che vedete qui, che viene collegato qua. Vedete che ha quella bocca che sembra quasi vada a finire sotto, ma poi non attacca completamente al fondo, ma ci arriva vicino. Questo è fatto in modo da prendere soltanto l'acqua, cercare di lasciare le particelle di bollicine più in superficie possibile, quindi da non portarle via.
L'uscita dell'acqua quindi avviene tramite quel pescaggio che poi viene qui. Questo è solo uno staffaggio, eh. Non fatevi confondere da questo pezzo. E quando viene qui, in sostanza avviene questo. Avviene questo, che abbiamo l'uscita che poi va a uscire da questo. Come potete vedere, anche il livello dell'acqua all'interno della colonna di contatto va a farsi regolare dall'uscita. Più scendiamo con questo, più avremo una colonna più bassa all'interno, qui. Quindi in questo modo qua, tramite la discesa, la salita di questo tubo andremo a regolare. Normalmente dipende molto dagli scrematori, come tutte le cose, però normalmente viene fatto al collo, un po' più su, un po' più giù, poi è anche un po' da vedere, nel senso che ci sono diverse regolazioni che si possono fare sia dell'aria che dell'acqua. Quindi, ricapitolando, l'acqua entra, miscela, acqua-aria, l'aria forma una schiuma in superficie sul collo dove andrà poi a cadere nel bicchiere, quindi estrarremo proteine, lipidi, batteri, eccetera, eccetera. L'acqua buona invece da sotto andrà a fuoriuscire da questo altro tubo per ritornare in sampo. Dunque, a questo punto direi che possiamo più o meno dividere il video del discorso schiumatoio in schiumazione secca e schiumazione bagnata. Sono tutti e due gerghi, non so se possono essere corretti come termini, però noi li utilizziamo molto in quest'ambito, quindi lo faremo anche adesso. La schiumazione secca prevalentemente ci si accorge che, perché il liquido è estremamente scuro. Ma questo può avvenire anche in schiumazione a bagnato, dipende da schiumazione bagnata, dipende da circostanze quali eccesso di proteine, eccetera, eccetera. Però in definitiva quando facciamo una schiumazione secca vediamo che è un pochino più lento nella produzione di prodotto di scarto e quando facciamo una schiumazione a bagnato, diciamo che è un pochino più veloce. Questo sempre tendenzialmente, poi ci possono essere un sacco di varianti come densità dell'acqua e altre cose. Tutto questo avviene perché quelle bollicine di cui vi parlavo in qualche scorso video praticamente fungono da come se fosse un, non è così, è sempre grazie alla tensione superficiale, però come se fossero dei catalizzatori. Quindi diciamo catalizzano. Quindi si appiccicano le proteine, i lipidi e i batteri su queste piccole bollicine che verranno poi prese e trasportate all'interno del bicchiere. Noi poi il bicchiere lo toglieremo, lo versiamo nel lavandino, lo laviamo e lo rimettiamo. A questo serve lo schiumatoio. Un'altra peculiarità dello schiumatoio è che anche se l'acqua da qui fuoriesce, da questo tubo, viene comunque sia movimentata all'interno dell'alambicco, dell'alambicco noi in gergo diciamo, noi da queste parti diciamo oggetto un po' strano, macchinario particolare. Comunque, viene tirata fuori, quando viene tirata fuori è molto più gassificata, quindi è un pochino più ossigenata, può aiutarci anche in questo senso. Cos'altro dire? Questo è principalmente quello che c'è da sapere su uno schiumatoio. Di schiumatoi ce ne sono veramente tanti modelli. Noi abbiamo voluto recensire innanzitutto per dimensione uno un pochino più grande perché è un po' più facile da mostrare, anche se le inquadrature oggi saranno così. Poi ci sono dei schiumatoi a cascata, dei schiumatoi interni, ci sono diversi tipi di schiumatoi. Schiumatoi esterni per sump, ce ne sono veramente di tanti tanti tipi. Il funzionamento, il principio è praticamente sempre il medesimo, sempre grazie a quella tensione superficiale di cui vi parlavo. Questo qui andrà a riallacciarsi sempre al discorso sump,
tutti i video che abbiamo fatto per quanto riguarda sample, scarichi, eccetera, perché come vi ho sempre detto è sempre un discorso, è sempre tutto un insieme di fattori, quindi uno schiumatoio adeguato, però con degli scarichi adeguati, con una tecnica adeguata, con tutto quello che deve essere adeguato. Questo qui in linea di principio è uno dei punti fondamentali, come buoni scarichi, buona illuminazione, un buono schiumatoio. Questi sono, diciamo, i primi passi per ottenere dei risultati in un acquario marino, che non sono poi così difficili, cominciano a diventare difficili quando cominciamo a avere diversi problemi: uno schiumatoio inadeguato, oppure uno scarico inadeguato, oppure una sump inadeguata, oppure nozioni assenti e cose varie. Quindi questo è quello che volevo farvi vedere. Niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, buon acquario a tutti. Ciao!